Ciao a Ciao a tutti tutti. ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video, eccetera, eccetera, eccetera. Che c'è? Scusa, il tuo papiro non lo leggi tutto. Che papiro? Ah, sì. Iscriviti al canale, allora, prima attivate di la iniziare, campanella, prima di iniziare, like. Vi chiediamo sempre iscrivetevi al canale, ragazzi. Prima cosa, importantissimo, fondamentale. No, aspettate, non so se l'avete visto. Con che oggetto in mano avrete iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. La campanella. Per non perdervi i nostri prossimi video. E vi chiediamo sempre un bel pollice all'insù. Detto questo. Oggi di che cosa si tratta? Oggi video? Si tratta di... Torniamo a parlare della nostra Dodge Charger di Dominic Toretto di Fast and Furious. Ma tutte le volte devi dire tutta questa copia? Certo. Continuiamo con le prossime tre uscite, la numero 80, 81 e 82, ragazzi. Allora, cominciamo subito con la numero 80. Vai, apri. Taglia. Allora, vediamo un po' il fascicolo. Il fascicolo che dice, vediamo un po', allora il passaruota posteriore destro, poi il numero 80, sì. guarda, poi dici tu non se le perde, le vedi, ma tu le puoi mettere fuori dalla scatola, le vedi, numero 80 e il passaruota posteriore destro, perciò l'altro rispetto a quello già montato. Allora, apriamo la confezione. Occhio, perché c'è lo scotch. Ci hanno messo lo scotch, ragazzi, eh. Attimo. Ci hanno messo lo scotch e le viti l'hanno messo fuori da scatola. Vediamo un po' questo. Non mettiamo lo scotch che è meglio. Aspetta, pure faccio lo scotch. Sì, sì. Vai. No, taglia. Aspetta che mi sono cadute le vite reflex. È vero? Sì, eccolo qua. No, vediamo questo. E questo pure vedi che è macchiato qua. Davvero? Però non dovrebbe essere niente di grave. No, è come quell'altro. Ci sono, diciamo, delle bollicine, ragazzi. Questa è verniciatura. Davvero? Vedi? È orribile. C'è una bolla. Madonna mia, è orribile. Per fortuna abbiamo un altro numero 80. Aspetta, ora vi faccio vedere. Davvero? Sì. Sì, c'è un altro doppione. Oh, allora, è orribile. Non so se questo si riesce proprio a vedere, ragazzi. Cioè, eccole qua, Dio. Vedete? Eccole qua. Speriamo che l'altro 80 non sia. Questa è la bolla, questa qui. Vedete? La vedete bene? Sì, un po' si vede. Eccola qua, la bolla. Qui sono le altre bollicine. È un difetto di verniciatura. Sì, infatti sì. Non è... Questa... una bolla d'aria, tipo. Sì, vedi? Sì, questa è orribile proprio. Sì, la vedo pure gonfia, cioè se la senti al tatto è rialzata. Sì. Questa verniciatura su questi passaruote non è fatta bene. No, assolutamente. No. Infatti speriamo che l'altro 80 che abbiamo, guarda, va bene, perché altrimenti, cioè, ti rovina la macchina, ti rovina l'estetica della macchina, ti rovina. Certo. Perché uno dice... Magari non si vede proprio. No, cioè, si vede, cavolo. Sì, però tu magari quando lo esponi la metti dall'altro lato. Sì, e se... Però ho paura che magari col tempo, se la bolla scoppia, oppure che ne so, non lo so. Vabbè, comunque non va bene. Cioè, per il costo che hanno non devono succedere queste cose, no. Mi dispiace. Cioè, per niente. Assolutamente, non devono proprio accadere. Allora, andiamo con il numero 82. Non era 81, scusami. Ah, 81, sì, scusa, aspetta questo. Vado un attimo a prendere il doppione, ragazzi. È troppo mutande. Io sto mutando, tanto mi sembra. Mutande. Beh, c'è il box, sai, pantaloncini questi ormai. Allora, fascicolo uscito 81, vediamo un po'. Il sezione anteriore della carrozzeria,
il sezione anteriore, la sezione, non ho sbagliato a scrivere. Non si dice la sezione? La sezione, certo. Qui è scritto il sezione, guarda. Dove sta scritto, scusami? Il sezione anteriore della carrozzeria. La sezione anteriore. O almeno in questa sezione di assemblaggio ti mostreremo come fissare l'assieme della carrozzeria sinora costruito. Dammi un po' quest'altro, costruito. La sua sezione anteriore. A Kennedy, la nostra, eccetera. Vabbè. Vabbè, devi montare praticamente il pezzo dove va alloggiato il motore. Questo pezzo qua è. Vedere, o ve lo facciamo vedere dal vivo. Stai aprendo la. Sì, ti giuro, mi rode proprio, mi rode. Oddio, questa mi sembra. No. Però mi sembra che è meglio. Fa sempre schifo, ma mi sembra che è meglio. Sembra che è meglio? Sì, tra i due mali. Il male minore, scegliamo il male minore, ragazzi. Vediamo un po'. Sì, vedi, pure qua però non c'ha bolla almeno. Una bolla questa. No. Mamma mia, ma che cazzo. Cioè, io la passerei meglio. Con una bomboletta spray la passerei meglio. C'è qualche segno, però diciamo non ci sono quelle bolle. No, i segni ci sono comunque. Ma almeno non c'è quella bolla che potrebbe scoppiare. Cioè, eccola, mettila un po' più in fronte. No, ma senti pure il tatto. Qua comunque è liscio. Sì, qua si sente la bolla. Qua è come se quando vi toccate da qualche parte che avete le bollicine sotto pelle, ecco, la sensazione è quella. Come se avete delle bollicine sotto pelle e a toccare questo, uguale. Almeno questo è liscio. Sì, questo è liscio. C'ha un graffio pure lì, però tra i due mai, questo comunque è minore. Comunque non va fatto bene. È proprio per il prezzo che hanno, cioè non. Fa vedere questo un attimo, scusa. Questa è storta. Davvero? Sì, vabbè. Oddio, ma è storta pure quella. Lo faccio da mio. Guarda, ragazzi. Oddio, sì. Vedi che è storta? Sì. Mamma mia. Guardate, aspettiamo così si vede meglio. No. C'è una piegatura, vedi? Sì. Fatta tipo. Proprio una. Vabbè, questo con le viti si fissa, non dovrebbe esserci problemi, però. Sì, ma non deve accadere, cioè. Lo so che deve accadere. Non è che sono pezzi che costano 2 euro, allora dici. Che poi questa è plastica. Sì, qui è metallo. E questa è plastica. E questa è tipo. No, metallo pure questa. Plastica, c'è un po' di plastica qua dentro, sa. Facile, ti vede un po' di plastica. E cioè, per 11 euro mi dispiace. Sono al molto pezzo, deluso. Cioè, 11 euro al pezzo, quindi fatevi i conti. Cioè, la macchina ha 110 uscite, quindi voglio dire 11 euro al pezzo, 110 uscite, sono un bel po' di soldini. E queste cose non devono accadere, mi dispiace. No, recensione negativissima per la Dodge, mi dispiace perché non è il primo pezzo che troviamo rovinato. Diciamo, no, pure tutta la macchina non è insomma fatta proprio bene. Ci sono alcune cose. Anche perché che poi i pezzi che c'ha di plastica, comunque, cioè tipo plasticaccia, capito? E poi è verniciata male all'interno, ci stanno delle. Capire, il motore quando l'ho montato, cioè dentro ci stava. L'82 devi aprire. No, facciamo vedere le. Ci stanno dei pezzi di vernice proprio, quella cosa arancione, che cos'è quello arancione col pezzo di motore? Che cos'era? Il quello dove tieni i pistoni? Il blocco. Che è arancione, ma non è colorato bene, cioè ci stavano dei pezzi che mancavano. Quello che loro pensano, non è fatto in modo di. Non è fatto ad hoc. Comunque io ti pago 11 euro e voglio il 100% proprio. Cioè, mi dispiace. 11 euro. Questa è la parte quella anteriore che va montata alla carrozzeria, ragazzi. Qui andrà il motore. Ma intanto la 12 è all'82, dicevo, 82 da taglio. Allora, poi andiamo sull'82, vediamo l'82. Fascicolo 82, per 85. Vediamo un po' qui che ci fa montare. Sempre così. Ah, il montaggio della portiera sinistra. Arrivata la portiera, ragazzi. La prima portiera. Ho paura di aprirla, mi credi? Io ti giuro, ho paura di aprirla. Dai, gas batter. Anche quella è metallo. Sì.
Vediamo un po'. No, vabbè, c'è da montare le... No, che vuoi? Ah, no. Ma che dici? Io mi fa piego. L'avevo vista opaca, invece no, sono passate di... no. Vedere? Eccola qua. Ma tirala fuori. Comunque questa verniciatura è piena di difetti, ragazzi. Anche se alcuni casi non si sentono al tatto, però si vedono. Avrà bisogno di una bella lucidata, ragazzi. Ecco la portiera, bella. Metallo, bello lucido. Ci sarà anche lo specchietto, giusto? E la maniglia per l'apertura, giusto? Sì. Ecco, oh. Ecco, mancano tutti i pezzi. Va bene, lo quella, specchietto. Ve la facciamo vedere, poi montare. Sì, è meglio, ci sono per tutti i pezzi. Ok, ragazzi, abbiamo visionato le tre uscite. No, guarda qua. Vabbè, dai. Dopo gli do una bella lucidata con qualche prodotto che ho io, che uso per la macchina. Vediamo. Vabbè, non è un problema, ho lo smalto nero, risolvo io. Ok, dopo aver visionato queste tre uscite, noi ci prestiamo a fare l'assemblaggio tutto quanto e nel prossimo video vi faremo vedere il montaggio già completato. Allora, ragazzi, un bel pollice all'insù. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguiteci su Instagram Viola in Gravalle 87 Viola 87 87 Viola 87. Questo è tutto. Alla prossima, ragazzi. Ciao.